Con l'inaugurazione dello spazio Co-Housing Cinema Napoli nel monumentale Palazzo Cavalcanti di Via Toledo, l'ufficio cinema del Comune, istituito nel 2015 su impulso del sindaco Luigi De Magistris e dell'assessore alla cultura e turismo Nino Daniele, amplia i suoi servizi a sostegno di chi lavora in questo settore. I nuovi locali, su una superficie di 700 metri quadri al primo piano dello storico palazzo appena ristrutturato, saranno un luogo aperto alla città per agevolare lo sviluppo di produzioni cinematografiche e televisive. In questi ultimi anni Napoli è diventato, credo, il set cinematografico più importante d'Italia, cosa che è testimoniata dalla pioggia di David di quest'ultima edizione, quindi è dovere delle istituzioni, responsabilità di noi tutti operare in modo tale che questo momento così favorevole possa durare nel tempo. E quindi abbiamo cercato di mettere a sistema in questo spazio questa idea del lavorare insieme. Il co-housing significa questo, uno spazio comune in cui lavorare insieme. Grandi produzioni, ma anche giovani talenti, nuove idee. Negli ultimi 3 anni Napoli ha accolto quasi 500 produzioni nazionali e internazionali, di cui oltre 200 soltanto nel 2017, e si assiste con successo alla nascita sul territorio di numerose e giovani realtà del settore audiovisivo. Solo per la serie L'amica geniale Gomorra, entrambe ospitate a Palazzo Cavalcanti, sono stati investiti in città 7 milioni di euro. Importante a tal fine il ruolo dell'ufficio cinema del Comune, già interlocutore della Film Commission regionale, che offre servizi essenziali per semplificare il lavoro agli operatori. È importante perché è funzionale a aggregare e facilitare le produzioni che vengono a girare qui in città. È importante perché dà un segnale, il segnale dell'attenzione della città per questo lavoro, il lavoro di produzione cinematografica e televisiva, che è da un lato quindi la messa a disposizione della città per questa attività ed un'opportunità per chi produce in Italia, dall'altro una grande opportunità per la città, perché questo è un lavoro in crescita, è un lavoro che sta avendo successo non solo in Italia ma anche a livello internazionale, è un lavoro che sviluppa occupazione, sta sviluppando occupazione sul territorio, qualificata, e ancora di più potrà farlo. Palazzo Cavalcanti già da tempo è stato luogo di sperimentazioni, grazie anche a Gaetano Di Vaio che ha fatto un ottimo lavoro. Adesso tutti insieme, con la squadra del Comune, insieme a tutti gli operatori, è una grande opportunità attraverso un regolamento che consentirà la fruizione di questi luoghi. Abbiamo già fatto un primo incontro con tutti gli operatori del cinema perché vogliamo decidere e scegliere insieme a loro, rendere sempre più agevole e conveniente investire su Napoli. E poi era doveroso, anche per un comune senza soldi, era doveroso fare questo perché Napoli è diventato il set cinematografico all'aperto più ricercato d'Italia e tra i più ricercati del mondo, 500 produzioni cinematografiche in 3 anni, e poi anche la dimostrazione che si può creare lavoro. Gli spazi di Palazzo Cavalcanti sono destinati ad ospitare incontri, attività di formazione e casting, ma anche sale ufficio per le produzioni, ambienti tecnici e polifunzionali, oltre ad essere sede dell'ufficio cinema del Comune. Questa è una città diversa dalle altre, è una città che ha prima di tutto un estremo senso dell'accoglienza, anche dei set. E poi è vero che c'è un'idea del cinema, del teatro, di questo lavoro, di quello che è il mestiere del racconto, della rappresentazione, forse come in nessun altro posto al mondo. È un laboratorio continuo a Napoli, e quindi per me girare a Napoli è stupendo.